pomeriggio. Restiamo in tema di investimenti ESG con Gianfabio Riccardi, che è Chief Investment Officer di AXA Italy. Buon pomeriggio, buonasera. Restiamo appunto in tema di ESG. Che cosa state facendo nel gruppo AXA e fino a che punto questi criteri sono entrati nel vostro business? Sì, buonasera a tutti. Allora, io prendo spunto, diciamo, da tutti gli interventi fatti prima di me, perché in effetti questa è una tematica abbastanza dibattuta. E quindi secondo me il tema, il corretto approccio a questo tema è essere fattuali. Essere fattuali significa che il cambiamento che abbiamo osservato è post crisi 2000 finanziaria del 2008, diciamo quello a cui veniva maggiormente guardato era le emissioni di CO2, emissioni di CO2 che sono diminuite dell'1,5% nel 2009 e incrementate del 6% circa nel 2010. Quindi questo significa che la memoria umana è breve e ricorda male. Ed è il motivo per cui bisogna intervenire. Bisogna intervenire perché poi, diciamo, nel passare degli anni ci sono stati interventi di studi scientifici alla base di Parigi, degli accordi di Parigi con COP21 nel 2015, in cui se non vengono messe in atto alcuna tipologia proprio rimanere in tema in questo periodo, nel momento in cui abbiamo un paziente, la prima cosa per sapere se il paziente come sta è misurargli la temperatura. Quindi il warming potential è sostanzialmente un qualcosa che è alla base di Parigi COP21, in cui se nulla si fa, la temperatura del nostro pianeta aumenterà tra i 4 e i 5 gradi centigradi, il che significherà duplicare o quadruplicare le emissioni di gas serra. Immaginate benissimo ciò che cosa comporterà, danni climatici che per chi opera nel nostro settore, quindi assicurativo e riassicurativo, sono sostanzialmente non assicurabili. E quindi diciamo più che un tema di moda o una facoltà, questo è un obbligo, cioè è un qualcosa su cui dobbiamo intervenire, se non anche per lasciare un mondo migliore ai nostri posteri, che comunque sarebbe un nobile scopo già di per sé, ma se non altro perché, per quanto appena detto, è un qualcosa che non possiamo permetterci, non ci sarà una seconda opportunità. Per cui mantenere, diciamo, un aumento della temperatura al 2100 di 3,2 gradi in media significa mantenere emissioni di gas serra costanti rispetto al 2015. E quindi l'obiettivo di COP21 è quello di andare al 2% o 1,5%, che è l'obiettivo che si è dato AXA, al 2050, quindi prima del 2100 di Parigi, che è esattamente quello di sostanzialmente arrivare ad un net zero allowance, che è il programma delle Nazioni Unite a cui abbiamo osservato. Qui, giusto per darvi diciamo una considerazione di impatto, esiste uno studio del CNR italiano che ha come dire, analizzato quali sono le aree geografiche. Ricordo che l'Italia è una penisola, per cui su tre lati siamo circondati da acqua, quindi l'innalzamento del mare, stimato negli ultimi anni a più o meno tra i 4-5 mm, e che nel prossimo futuro tenderà ad aumentare, comporterà seri rischi in aree geografiche. Nel Lazio, ad esempio, Fiumicino abbiamo il principale aeroporto italiano, Trieste, il principale porto italiano. Ci sono altre aree dell'Abruzzo, delle Marche, del Salento. Sono tutte aree che sono a forte sostenibilità futura. Questo potrebbe comportare una riduzione dai 5.000 ai 30.000 km², significa il 10% della superficie dell'Italia. Sono tematiche, ripeto, che secondo me, al di là poi delle considerazioni che andremo a fare, non avremo una seconda opportunità. Quindi questo in AXA l'abbiamo calato, poi anche sentendo un po', diciamo, gli interventi precedenti, come nel day to day, attraverso tutta una serie di parametri che vengono realizzati e che sono sostanzialmente mirati alla ESG integration,
alla climate related, quindi a misurarci questa temperatura costantemente, continuare con politiche esclusive e diciamo ESG oriented, quindi con tutte e tre le lettere di cui abbiamo già ampiamente discusso, non sto qui ad andare oltre, attraverso politiche di green investment e di transition, perché questa è un'altra tematica molto importante, perché ci sono settori in cui è facile parlare di investimenti green, è un po' più difficile in quei settori che sono molto intensivi in termini di consumo di energia non pulita, ma i cui piani di azione per arrivare a una transizione che sia accettabile è sicuramente un qualcosa che a cui dobbiamo guardare e noi come investitori dobbiamo favorire, dobbiamo sostenere. Un po' giusto per dire che prima appunto il dottor Morelli diceva che è il momento di passare dagli annunci in qualche modo a fatti tangibili, no? E come vi state orientando nel gruppo AXA nell'assenza di questa strada univoca di cui parlavamo prima? Nel senso, non c'è una regolamentazione che aspetta ancora di avere dei criteri un po' uguali per tutti che consentano anche una confrontabilità? Come vi Sì. state orientando? Una battuta perché Allora, abbiamo 2 minuti. su questo dobbiamo, ovviamente siamo come tutti gli operatori del mercato in attesa di questi technical standard che ovviamente daranno un po' le linee guida per tutti. Quello che noi abbiamo fatto è andare nell'operativo, come fattorizzare ESG nell'internal credit rating che i nostri analisti di credito effettuano insieme all'asset manager di gruppo, nella definizione dell'internal credit rating per ciascun emittente. E questo sia da un punto di vista qualitativo e quantitativo. Io ho avuto il piacere e l'onore di partecipare ad incontri con alcuni top management di alcune aziende, ma anche di esponenti governativi, in cui le domande, ad esempio, su tematiche relative alla gestione di emission management, cioè di evitare operational risk o comunque cause legali legate a tali temi, piuttosto che la gestione del ciclo delle acque in alcuni settori, ovviamente in alcuni settori commerciali, piuttosto che come cambiare il business model per andare verso una transizione di energia a meno uso di carbone. Safety management, coesione sociale, diciamo, sono tutte tematiche che le nostre domande verso questi attori nei one-to-one diventano tanto più pressanti quanto più le risposte sono, come dire, non soddisfacenti o non proficui dal nostro punto di vista. Ed è veramente curioso osservare negli occhi degli interlocutori il cambio di attenzione, perché ovviamente questo significa che si fa sul serio, è un tema su cui si fa sul serio. Questo dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista quantitativo, ovviamente ci sono tutte le indicazioni come l'emissione di carbon intensity per FTE, piuttosto che il consumo di acqua per i metri cubi di acqua, diciamo, all'interno di un'azienda. Quindi nel nostro quotidiano noi abbiamo fattorizzato tutto questo, ovviamente seguendo differenti asset class, ciascuno con il suo criterio, attraverso base dati di principali provider in tale ambiente, ma anche ovviamente attraverso una tecnologia proprietaria. E ovviamente su questo saremo poi in attesa di allinearci a quelle che saranno i technical standard europei. Grazie mille, dottor Riccardi, grazie A mille voi. della sua partecipazione.